Oggi è con noi Erigo Pecci, il nuovo segretario dell'Unione Comunale del PD di Bastiombra. Buongiorno Erigo. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo letto sui social, su tutta la stampa locale in questi giorni, che lei è il nuovo segretario del PD e che è già, come dire, alla carica. State già lavorando, avete già quasi una squadra di governo, Erigo. Lei tra l'altro è uno esperto, quindi... Il termine è esatto. In questo momento noi stiamo cercando di organizzare il Partito Democratico nella coalizione del buon governo della città. Diciamo che il percorso è stato un percorso studiato dall'Unione Comunale e dal partito per poterci trovare pronti per i prossimi 7-8 mesi che ci dividono da oggi alle elezioni comunali. Ecco, perché appunto nel 2019 ci sarà la candidatura, sì, e quindi le elezioni per il nuovo sindaco, sì, di Bastiaumbra. Insomma, in questo periodo state già lavorando. Stiamo lavorando, però voi e tutti gli altri partiti, chiaramente, perché, sì, insomma, le elezioni sono alle porte. Sono alle porte, però faccio una premessa. Intanto ringrazio tutti quei coraggiosi, perché ci vuole coraggio, a scegliere me a fare questo lavoro come segretario del Partito Democratico, e sono loro i veri coraggiosi. Io ho messo a disposizione la mia esperienza, perché non è da poco avere un'esperienza su questo settore. Oggi ricordiamo, insomma, che lei è stato, sì, in amministrazione comunale. Io ho fatto diverse cose. Mi sono impegnato sempre per il sociale, anche attraverso e soprattutto attraverso la politica, per una città che amo, dove vivo, dove conosco tantissime sfaccettature della città, nel bello e nel cattivo, nel costruttivo soprattutto, perché è una città che ha tanta forza, che spesso e volentieri è una forza inespressa. E spesso e volentieri è una forza che deve essere aiutata a venire fuori, e soprattutto è una città che ha delle potenzialità enormi. Allora, dico, sono orgoglioso e anche ringrazio chi ha scelto me per questo mandato, perché insieme a loro vorrei costruire, dicevamo prima, il tavolo del buon governo, perché il Partito Democratico deve essere al centro di un progetto. Il Partito Democratico ha la forza. Questo progetto c'è, perché io, insomma, ho visto dei comunicati stampa, per cui, ripeto, sembra quasi che abbiate stilato un programma addirittura di governo, forse per l'Italia, addirittura, perché siete impegnati sia a livello di forze umane che anche, sì, di programma. Sì, diciamo che questo è frutto dell'esperienza, no? Nel senso che comunque uno deve traguardare un periodo abbastanza... non troppo lungo, ma abbastanza completo in una missione, no? Che è quella di arrivare appunto alle elezioni del prossimo anno, alle elezioni amministrative comunali. Noi traguardiamo lì la nostra visione di lavoro. E quindi insomma, tra quella lì, quelle liste delle persone che si sono impegnate, c'è il futuro sindaco Pecci, allora, lì dentro. Noi abbiamo fatto un progetto e degli step, molto semplici. Per i prossimi 2 mesi noi ragioniamo di programmi, idee e progetti per la città. Per i prossimi 2 mesi noi incontriamo le forze che insieme a noi vogliono costruire il tavolo del buon governo. Poi, alla fine di questo percorso, il PD e chi con noi condivide il percorso lancerà la conferenza programmatica per la città. Che vuol dire? Ci saranno 2 giorni in cui ci incontreremo con le associazioni, con i cittadini, con tutti quelli che vorranno venire ad ascoltarci e che vorranno continuare a farci proposte. In quei 2 giorni noi presenteremo la sintesi di questo lavoro di questi 2 mesi. Questo è il lavoro programmatico di cui ci siamo dati i tempi. Parallelamente, chiaramente, lavorando insieme ad altri, costruiremo appunto la coalizione. Alla termine di questo percorso, può essere anticipato di 15 giorni, 10 giorni, poi vedremo quello che accade anche nella città, perché non siamo solo noi soggetti, ci sono, certo, i nostri competitor che attualmente governano, e quindi anche loro hanno un percorso stabilito che ha delle accelerazioni e dei rallentamenti in funzione anche di quello che facciamo noi. Al termine di questo percorso noi dobbiamo incominciare a rilevare delle candidature, delle liste e di chi porta sulle proprie gambe le idee che abbiamo costruito. Sì, ecco, veniamo al sodo, Pecci. Pensate un candidato, diciamo, iscritto al partito o no? Perché, insomma, in questo momento il PD sappiamo che non gode allora, di una grossissima, come dire, insomma,
Allora, ha dei problemi, diciamocelo. Su questo bisogna fare attenzione. Allora, intanto è giusto che noi consideriamo la possibilità di avere delle candidature civiche, perché è espressione di una coalizione, quindi il PD non può dire il candidato deve essere o non deve essere. Il PD dice partecipiamo a un tavolo e può venire fuori qualsiasi proposta. Quindi questo è il presupposto. Tutti alla stessa, con la stessa dignità e la stessa forza. Le considerazioni però che vanno fatte sono, per chi ha un minimo di esperienza di attività amministrativa locale, sono più ampie. Voglio dire, il Partito Democratico oggi rappresenta a Bastia, dopo la sconfitta nazionale del 4 marzo, comunque a Bastia rappresenta un quarto dell'elettorato, il 24%. E non è una... Siamo più o meno su, ecco, le prospettive, quindi le proiezioni nazionali. Le proiezioni nazionali sono più basse. Bastia ha comunque una forza importante per il Partito Democratico. Non è sufficiente certo per governare, ma non è una situazione secondo me di difficoltà. Io ho provato a contattare persone per costruire una segreteria di supporto all'Unione Comunale già esistente e ho trovato consensi. Ci sono ragazzi giovani che stanno costruendo dei gruppi, sono presenti in segreteria ragazzi giovani. Infatti abbiamo visto, per quello siamo qua, ci stiamo interessando per professioni, quello. Professioni, capacità specifiche su dei settori, quindi io vedo che c'è una volontà che fino adesso era magari inespressa perché non trovava il luogo dove concretizzarsi, che si sta concretizzando. Questo ma che vuol dire? La interrompo, Pecci, questo che vuol dire che, visto che state, come dire, aprendo le porte, facendo convogliare qui dentro, perché siamo appunto all'interno della sezione della PD di Bastiaombra, cosa vuol dire secondo lei che c'è anche del malcontento rispetto all'amministrazione che c'è adesso? Perché insomma, diciamocelo, sono state anche fatte tante promesse, fatte delle cose, però insomma le promesse del famoso passaggio a livello di via Firenze, ma ci sono delle cose, delle criticità che l'amministrazione attuale non ha superato dopo quanti anni di amministrazione? 9-10 anni, quindi ecco, forse stanno arrivando dei giovani perché si aspettavano qualcosa di diverso da questa amministrazione. Allora, il commento sull'amministrazione lo fa già la città e noi semplicemente riportiamo dei dati e non è un commento del tutto positivo, ma non tanto non soltanto perché non sono state fatte delle opere, che comunque è una questione su cui si dibatte, è interessante perché comunque alla fine la risposta è su quello che concretizza. Sì, lo vediamo spesso appunto. Quindi adesso quello fa parte del dibattito politico di quello che noi vogliamo mettere in evidenza che l'amministrazione non ha realizzato, sia di quello che era necessario fare, sia di quello che aveva promesso di fare. Il problema è che l'amministrazione di centrodestra, che ha governato Bastia in questi ultimi 10 anni, ha vinto le elezioni promettendo un cambio di visione, come se quello che era successo a Bastia negli anni precedenti era lo sfacello totale. In realtà quello che era successo a Bastia negli anni precedenti aveva tenuto Bastia tra i primi comuni dell'Umbria e anche d'Italia. In realtà quello che è successo in questi 10 anni non ha ridato una visione diversa della città, anzi lo spirito di chi vive a Bastia, chi si sente bastiolo, poi adesso qui ci ascolteranno anche altra gente che non è di Bastia, ma chi è bastiolo, aveva la sensazione di partecipare a un progetto complessivo di città che comunque era sempre un progetto di sfida, un progetto di costruire qualcosa di nuovo, un progetto di sfida a livello regionale, nazionale, sia sull'impresa, sia sul commercio, sia sull'associazionismo, sia sulla festa del palio. Cioè il bastiolo aveva una visione, una sensazione di sé che era quella di partecipare a un progetto complessivo della città. Questa sensazione, questo spirito di città è venuto meno. Allora, le responsabilità di chi sono? Le responsabilità sono sicuramente di tanti fattori che incidono su questo, ma l'amministrazione comunale che alcuni momenti importanti come quello dell'associazionismo, come quello dei centri sociali, come quello dell'impresa, come quello del commercio, non fa sentire una visione di prospettiva futura alla città, l'amministrazione comunale ha una responsabilità importante. Non è colpa del sindaco come persona fisica, perché il sindaco rappresenta una situazione. Il sindaco è a fine mandato. Adesso sarebbe molto interessante, dico questo perché faccio una parentesi su questo, adesso sarebbe molto interessante comprendere con quali persone vogliono portare avanti un progetto e quale progetto loro propongono, perché la sensazione che si ha è che il sindaco sia arrivato a fine mandato e la prospettiva è una prospettiva che il sindaco vorrebbe portare avanti con un progetto che però non ha questa visione nuova e supporta molto il peso di quello che non è stato fatto e di quello che è stato fatto anche male. Ci sono situazioni urbanistiche di degrado e situazioni urbanistiche di progetto che sono in costruzione oggi che sono
cose che noi non avremmo mai fatto e che a noi sia stato accusato di aver fatto male. E in questi 10 anni ci sono fatti peggio, ci sono fatti veramente peggio di quanto potevamo fare. Ecco, poi sempre per mettere un po' di pepe in queste discussioni, io vorrei anche capire da lei, sempre perché appunto ci informiamo e leggiamo, i social soprattutto, questo battibecco tra appunto l'amministrazione e il vostro partito sul fatto che loro in qualche modo hanno portato avanti dei progetti che avevate comunque creato, pensato voi, quindi dite, allora, sì, però anche l'auditorium Sant'Angelo era stato fatto noi, dal, allora, qui bisogna il fare, progetto era comunque del PD, il Palazzo della Sera, insomma, qui bisogna fare queste cose, bisogna fare però e la storia della piscina del Rock, che insomma anche lì cogliamo l'occasione, visto che abbiamo questa occasione, cerchiamo certo un po' di cogliamo l'occasione dare voce. Cogliamo l'occasione in questa intervista di segnare uno scalino, ok? Allora, il centro-sinistra ha amministrato Bastia fino a 10 anni fa. L'ha amministrata, per come l'abbiamo conosciuta, il centro-sinistra amministrerà Bastia nei prossimi 10 anni con una prospettiva diversa da quella che è stata 10 anni fa e con una prospettiva diversa da quella che ci è stata anche contestata e anche giustamente contestata. Quindi bisogna anche su questo fermarci, perché sennò andiamo sempre ad analizzare quello che è stato fatto da chi c'era, quello che è stato fatto da chi amministra adesso, e non ci concentriamo su quello che vogliamo fare. C'è da dire che su alcune cose va detta la verità, perché la verità ai cittadini interessa. Perché, beh, che poi vanno a votare. No, ma soprattutto perché con alcune sbagliate interpretazioni in passato sono state fatte delle accuse a chi aveva amministrato, e ci tengo a dire la verità, ma non ci tengo a dire la verità perché abbiamo amministrato per segnare l'amministrazione. Ma per segretario, i tempi stringono. Qual è la verità? Non si può parlare. Si può parlare, ma insomma, i tempi stringono, segretario. Quindi, tornando a quello che dicevo prima, questi punti che sono stati anche quelli che vi hanno fatto perdere le elezioni, certo, la famosa, come risponde? Ok, il futuro. Allora, come dicevo prima, oggi io potrei dire quello che penso io di questa città, quello che pensa la segreteria, il Partito Democratico che discute di questa città da mesi e anche prima che arrivassi io, e che il Consiglio Comunale è stato rappresentato e ha fatto un lavoro. Potrei dire questo, non vorrei dire tutto, perché appunto dobbiamo costruire una coalizione e condividere con gli altri questi progetti. Noi dobbiamo focalizzare l'attenzione su alcune questioni però. Oltre al degrado urbanistico, noi abbiamo un grave degrado sociale. La città è, diciamo così, vissuta in maniera passiva. Allora, dobbiamo focalizzare l'attenzione sul degrado sociale e lavorare su questo per ricompattare la città, con le associazioni, con il palio, con tutto quello che possiamo mettere in campo nei quartieri, nei centri sociali. Dobbiamo ricostruire un progetto imprenditoriale e commerciale per questa città. Io mi ricordo che quando facevo l'amministratore noi ci inventammo Bastia Città Mercato. Sembrava un'idea buttata là, ma Bastia Città Mercato è stato un brand che ha girato nell'Umbria almeno. Allora, è roba che è successa con i commercianti soprattutto, con le imprese soprattutto, con chi anche fa questo mestiere. Inventiamo un altro progetto per questa città che torni ad essere al centro dell'Umbria, perché lo è fisicamente, ma lo era anche economicamente. Per le imprese stesso ragionamento. Per la cultura, stesso ragionamento, perché noi assistiamo sicuramente con sforzi, perché oggi bilanci comunali, no? Ma, sì, ok, ok. Però per la cultura, faccio un esempio sulla cultura solo. Io vengo dal Palio, sono fatto il presidente dell'ente Palio, finirò a saldare i carri in taverna quando... Benissimo, verremo a riprendere questo momento. Però sul Palio, che è un momento di cultura e socialità molto importante per la città, tu lo vivi, lei lo vive certo. In prima persona, erano state fatte tante promesse. Gli unici spazi che oggi ci sono, perché poi si concretizza su questo l'attività di Orrione, sono quelli realizzati 20 anni fa, 15 anni fa, e anche alcuni tolti e risostituiti. Allora, su questo c'era un progetto importante, abbiamo disegnato addirittura delle strutture da realizzare, ci sono i spazi individuati per tutti, c'erano quindi spazi. Quindi possiamo mettere nel programma già spazi Rione, spazi renali, lo mettiamo in testa al programma. In testa al programma, poi non mi ha risposto a queste polemiche sulla famosa Eden Rock, perché tornano sempre sui social. Allora, io se ce la faccio. Perché la gente vuole. Sì. Allora, io se ce la faccio, capire bene, sull'Eden Rock vorrei fare un incontro con la proprietà di allora. Ecco, perché che è successo? Insomma, alla fine perché quella se lo diciamo era una noi, struttura privata.
era una struttura privata, era una struttura a fine attività commerciale con tantissime difficoltà, che è stata soggetta al recupero urbanistico privato, di cui l'amministrazione comunale di allora, quindi non parliamo di adesso, ma di allora, ha cercato di fare quello che era possibile fare, con degli errori anche, tra l'altro. Ma il punto qual è? È che se si va a discutere del perché Leather Rock chiude, e si va a parlare di questo con chi in quel momento stava alla cassa delle Leather Rock e quindi gestiva il bilancio, allora noi capiamo veramente quello che è successo, perché se no ci diventa, allora io sono uno che faccio, se no dice Leather Rock è chiuso, questa, è stato allora, distrutto faccio un pezzo di storia, una parentesi importante. Personale così almeno, allora io alla Leather Rock ci ho lavorato. Sì, ma la conosciamo, siamo tutti bassioli, ecco, quindi per noi Leather Rock è Leather Rock. Per chi quel cioè... PD è una delle cose che torna sempre fuori è questa questione del Leather Rock. Allora, Leather Rock chiude perché Leather Rock, per la proprietà che c'era allora, aveva deciso non di fare altro. Non era più sostenibile. Okay. Ma se lo dico io, è facilmente, no? Dice, vabbè, lo dice qualcuno che lo dovrebbe dire chi era lì a gestire la struttura. E allora io vorrei... in un momento, se ci riesco, perché poi dobbiamo coinvolgere altre persone che non fanno politica e quindi non vogliono questo. Certo, assolutamente. Vorrei che questo lo dicesse chi era lì in quel momento, che era partecipe di questo ragionamento e che in qualche modo anche lui ha accettato. E quindi il PD nel programma mette in mezzo la sostituzione, il rimpiazzamento, che magari non sarà più Leather Rock, ma sì, di un'altra struttura, altre strutture noi... sportive, semplicemente delle piscine dove la gente può andare semplicemente. Insomma, che sono le cose che la gente concreto. Vuol sentire, sì, esatto. Questo è un fatto concreto che accade in questi giorni, anzi in queste ore. Noi abbiamo a Bastia un'importante struttura natatoria che è la piscina coperta, dove vengono da tante parti d'Italia. Che ovviamente da quanti anni? Da 25, da una ventina d'anni. La data precisa non c'è, no, forse 15 anni. Adesso la data precisa non me la ricordo, comunque è da molto tempo, ormai è collaudata. Collaudata, funziona e tutto quanto. Abbiamo bisogno di una struttura all'aperto su cui veicolare intanto tutte le squadre che fanno agonistica, amatori e quindi che creano quel circuito importante anche economico delle gare, delle attività, della partecipazione, e abbiamo bisogno di una struttura all'aperto. E poi contestualmente con una struttura di questo tipo possiamo ricreare quel momento di piscina per, certo, per le famiglie e altro. Quindi dico subito che noi in Consiglio Comunale domani sera, poi adesso non so questo come verrà i tempi di pubblicazione, presenteremo appunto una nostra idea di questa struttura. Perché? Perché pensiamo che l'idea che ha oggi l'amministrazione comunale di una piscina di 25 metri che non può essere utilizzata sotto il profilo delle gare olimpiche ed altro sia una risposta non degna, adeguata, torniamo, non degna della visione che abbiamo noi della città. Okay? Cioè noi abbiamo una visione della città che è, questo è l'esempio classico. Quindi diciamo che viene un po' ribilanciata questa cosa delle Leather Rock, rifacendo una struttura dovremmo importante, fare questo. Oggi è che sia sportiva, certo, allo stesso tempo così che sia anche aperta durante il periodo diciamo estivo a tutti, a prescindere alle famiglie, quindi magari con un parco acquatico, con il project financing potremmo coinvolgere su questa attività l'attuale gestione della piscina coperta, ma... E poi le strade, questi bastioli con le buche, insomma si troveranno questi soldi da qua, insomma il PD potrebbe essere più sfacciato per rompere questi famosi muri che abbiamo in Italia, le strade posti dall'alto, ecco, quindi come con si i fa? Patti di stabilità e tutto il resto, adesso è uscito ieri una proposta su cui sta dibattendo il governo appunto sui finanziamenti agli enti locali ed altro, vediamo quello che succede, quello è sopra le nostre teste, quindi vabbè. Però non si può magari intervenire perché sì, insomma, c'è un ci sono insomma delle grosse criticità. Ci sono delle grosse criticità. Allora, su questo voglio fare un ragionamento doppio, nel senso, una cosa voglio dire, l'amministrazione comunale che, come dicevo prima, doveva essere in forma in sostanza diversa da tutto quello che era successo e che criticava alcuni passaggi, vediamo che in questi giorni che ci approssimiamo alla campagna elettorale inizia a incatramare le strade. Quindi questa tecnica di incatramare le strade a fine legislatura è un male di tutti, voglio dire, è un male comune. E sta andando avanti su alcune gravi criticità. Il punto qual è? È che i soldi a disposizione sono quelli che sono. Lì è importante non sbagliare.
Lì è importante non fare rotatorie con dei costi enormi, per cui potresti trovare risorse per fare altro. Lì è importante portare avanti progetti, per esempio con i comuni limitrofi sulle strade di collegamento, con la regione, la provincia sulle strade di attraversamento, e allora andare a fare dei progetti più complessi, perché se tu amministri nel quotidiano con le tue risorse per andare a fare una toppa dietro l'altra, hai pochi soldi e non riesci a raggiungere il risultato. Bene, io direi che... Non lo so quanto... Abbiamo sforato drammaticamente. Comunque a questo punto, che dire, magari ci aggiorniamo tra... insomma, quando alla vigilia delle elezioni, o forse anche prima. E quindi, che dire, buon quando lavoro. Quando dovremmo dire qualcosa... chiaro del progetto di città capitale. Va bene, allora insomma, comunque lei si è esposto in modo abbastanza inequivocabile, quindi io ho detto a mia moglie: guarda, facciamo questa cosa, tanto voglio dire, a maggio sicuramente c'è l'esame. Quindi, a maggio c'è non sono tanti mesi, facciamo questa esperienza fino a maggio, mettiamoci a disposizione e poi vediamo. Io la vedo bello contento, non la vedo molto rattristato, anzi la vedo carico, quindi le faccio i miei in bocca al lupo e ci aggiorniamo sicuramente in corsa e niente, buon lavoro. Grazie Pecci, grazie, arrivederci. Grazie.